Ciao da Grido, questo è Fan 4, sono qui per rispondere un po' delle vostre domande e quindi iniziamo subito. 3. Beh, dico subito che questo è un numero particolare per me. 3 uguale 3P. Una delle persone che mi ha fatto sì che io iniziassi a fare rap e che mi innamorassi del rap e dell'hip hop. Vediamo. Joe 1886 SF. Il bambino che eri avrebbe oggi gli stessi sogni che aveva anni fa? Madonna, domanda esistenziale. Beh, io sì, mi porto ancora dietro il mio sogno che avevo da bambino, da ragazzino, ovvero quello di far sì che la mia passione, la musica, diventasse la mia vita. Lo è tuttora questo sogno. Io ogni giorno ricomincio da capo e mi metto in gioco al 100% con la musica. Quindi non ho ancora smesso di sognare, il bambino che è in me è ancora bello sveglio. Numero 17. Non sono scaramantico, ma dicono sia un numero che non porta bene. Sarà una domanda cattiva. Eric Scapin. Piatto preferito? La pizza. La pizza è il piatto migliore del mondo perché è un piatto povero, è un piatto fatto con pochissime cose, ma buonissimo. E quindi viva la pizza. Si mangia in tutto il mondo, la amano tutti. 15. Pinucci 23. Grido oggi è più nel fango o più nei diamanti? Ah, questa è una bella domanda. E nel fango ci si ritrova sempre quando meno ce lo si aspetta, quindi sono pronto a ritrovarmi nel fango per scalare la salita fino ai diamanti, e spesso i diamanti migliori si trovano affrontando le difficoltà, dovendo scavare nel fango. Oggi comunque mi sento fortunato, dai, se faccio un bilancio nella mia vita sono più i diamanti che il fango, anche se per molti di questi ho dovuto lottare. Numero 16. True Trauma. Come definiresti la tua musica in 3 parole? Schietta, sincera e distinto. Non so se vale come una parola sola, però è assolutamente, ecco, istintiva. È assolutamente, lo faccio perché arriva dal cuore e quindi non c'è nulla di studiato a tavolino, nulla di costruito. Io cerco di dare voce a quella vibrazione che sento dentro, di essere onesto con chi mi ascolta, onesto con me stesso, e ne vengono fuori le mie canzoni. Numero 5, poi giocateveli questi numeri. Francesca Manfredini 1981. Ci sarà una reunion con i Gemelli Diversi oppure un featuring con Strano e Tema? Guarda, sono onesto, adesso come adesso la vedo veramente difficile. Ognuno di noi è preso nella propria vita, nei propri progetti, soprattutto se penso a Takagi, sta veramente lavorando duro per quello che è il suo progetto insieme a Ketra. Quindi per ora non la vedo possibile una reunion, ci vorrebbe veramente un evento particolare o un senso particolare che ci riunisca per dare vita ad un progetto. Non abbiamo litigato, c'è pace tra di noi, però comunque le nostre strade si sono un po' separate e non abbiamo più quel rapporto che avevamo anni fa. Numero 1, quello a cui dobbiamo puntare. Sarax Digiù. Avresti mai pensato di arrivare fin qui? Ah, guarda, ci ho sperato, ho lottato per arrivare dove sono, e sì, però comunque una parte di me sentiva proprio a livello viscerale che questo era quello che volevo fare nella vita, questa è la persona che volevo essere. E quindi in un certo senso sì, c'era una convinzione dentro di me che diceva arriverai lontano. Numero 13. Ok, si pareggia col 17 di prima, questo dico non porti fortuna. Adesso sarà una domanda cattivissima. Axolizzato 03. Questo mi sa che è della fanbase dura. Hai mai pensato di lasciare tutto? Oh sì, c'è stato un momento proprio prima della lavorazione di questo disco. Mi sono messo veramente tanto a riflettere, mi chiedevo che senso avesse andare avanti e perché lo stavo facendo. Ho dovuto veramente scavare dentro di me e ritrovare quella fotta che avevo all'inizio.
ho buttato via tante canzoni perché non mi piacevano, non mi appagava più fare musica nello stesso modo. Poi però a un certo punto, come chi supera una fase di depressione, ho smesso di rimuginare, ho smesso di pensare al passato o comunque di fasciarmi la testa e sono andato dritto per la mia strada. In quel momento tutto ha cominciato a riprendere senso, tutto riuscivo a godere di più di quello che stavo facendo e le canzoni sono arrivate da sole e le nuvole si sono levate dal cielo, quindi ora sono pieno di positività e so che la vita è fatta di momenti difficili, bisogna affrontarli e dimostrare che hai le palle. Succede a tutti. Numero 28. Alberto Mancuso. Erba o fumo? Erba, tutta la vita è erba. Il fumo poi è un elaborato, c'è di mezzo la mano dell'uomo e non è detto che abbia fatto un buon lavoro. Quindi, viva la natura, il pollice verde, erba. Numero, il trattino va sotto, 9. Le ombre del lago, mi sposi. Guarda, io anni fa pensavo che non mi sarei mai sposato, invece, spoiler, questo momento arriverà presto. Sono già occupato, sono già prenotato, mettiamola così. Numero 20. Mirkije Urru. Spero di averlo pronunciato bene. Bella Grido, ti seguo da Cagliari. Com'è nato il pezzo con Ax? Beh, il pezzo con Ax è quasi un obbligo in un mio disco. Se non lo facciamo, la nostra fanbase più accanita ce la fa pagare. E quindi è nato spontaneamente come tutti i nostri altri featuring, semplicemente ho alzato il telefono, ho detto Ax, ho un pezzo che per me è una bomba, facciamolo insieme, scaccia una strofa delle tue. E questa volta sono veramente contento perché oltre a divertirci abbiamo fatto un pezzo profondo che sta toccando delle corde profonde di chi l'ascolta e quindi sarò di parte, ma credo che sia uno dei brani più belli che ho fatto nella mia carriera. Numero 27. School vs Ale. L'anime che ti ha ispirato da piccolo, a cui da grande assomigli. Ah, vabbè, Dragon Ball, su tutti. Io sono un po' Majin Buu. Sono quel cattivo che poi sotto sotto così cattivo non è e che ha una super evoluzione e che ti tiene attaccato alla serie per un bel po'. Quindi Dragon Ball, Majin Buu, for life. Vegas Jones, com'è stato lavorare in studio con Shorty Shock al Nibiru? Vabbè, Shock credo sia stato una componente fondamentale nella composizione di questo disco perché, appunto, l'ho raccontato prima, arrivavo da un periodo un po' buio. Iniziare a lavorare con lui alle canzoni è stato veramente un momento in cui mi ha contagiato con la sua energia, con la sua positività. Lui è veramente giovane, ha fame, ha voglia. Mi ha fatto sentire un po' come quando ho iniziato a fare tutto questo. Mi sono rivisto in lui e poi è un talento incredibile, quindi è stata una bomba lavorare con lui. Passare a volte le notti chiusi in una stanzetta perché sapevamo che stavamo creando qualcosa di grande. Grande Shorty Shock. Ok, abbiamo già finito, io mi stavo divertendo. Comunque il format è una figata, bella per le domande, interessanti, non scontate, bella a Rap Advisor per il format. Ciao a tutti.